Buonasera, gli artisti del pane. Stasera sto a casa mia, vi farò vedere come si prepara o peperoncino verde, fusso, peperoncino e ciumma. Ve li faccio vedere. Eccola, lavoriamo tutti. Questo qua, io peperoncino verde. Guardate qua, io l'ho messo in una colapasta, andiamo a levarci con una busta vuota. Andiamo a levarci il pezzo di sopra. Dopodiché, a me i semini all'interno non piacciono, quindi li vado a levare. Così, guardate. Guardate come se ne scendono. Andiamo a tagliare questo e facciamo così. Guardate tutti questi semini che cadono. Ma per tutti quanti voi i semini possono essere buoni così. Io li faccio così. Ma voi come li volete fare? Fateli. Io i semi all'interno ce li levo perché a me i semini non mi piacciono. Non mi piacciono i semini. Guardate. Guardate quanti semini cadono. Basta sempre levare questi. Guardate questi semini piccolini. Una volta che li abbiamo tagliati tutti, li mettiamo in una padella con l'acqua. E guardate quello che si deve fare. Si devono sciacquare bene. Si deve fare così. Perché guardate cosa succede. Escono altri semini. Escono altri semini. Dopodiché riprendiamo. Li mettiamo. Guardate che sono i semini. E sciacquiamo ancora. Fino a quando li facciamo asciugare. Ma facciamo il prossimo step, i pomodori. La cosa più bella, si mette un marolo. Una volta fatto asciugare bene i peperoncini, prendiamo una padella. La mettiamo sul fuoco, ho messo un po' d'olio d'oliva. E mettiamo il resto con l'olio per friggere. Guardate qua. Mentre li facciamo fare l'olio bello caldo per metterci questo dentro, iniziamo a tagliare i pomodorini. Io preferisco pomodorino datterino perché questo qua, la salsa di sugo diventa molto più dolce e poco peperoncino verde, viene spettacolare. Iniziamo a fare un taglio così. Mentre si sta facendo l'olio sul fuoco, noi tagliamo questo qua così che dopo tagliati li andiamo a sciacquare. Io lo faccio sempre così. Perciò non fate richieste assurde, non dici domande sceme, perché ognuno fa di che una maniera. Io lo faccio così. Mi piace molto farlo così. Signore, che lo spennite, che lo vale, signori. Pomodorino datterino per me è la qualità migliore che esiste. La cosa più bella che esiste, pomodorino datterino.
una volta tagliati così, anche questi qua vanno sciacquati per bene. Io li sciacquo così a metà perché così li sciacquano meglio per me. Ma andiamo a mettere i peperoncini dentro all'olio. Una volta tagliati così, anche questi qua vanno sciacquati per bene. Io li sciacquo così a metà perché così li sciacquano meglio per me. Ma andiamo a mettere i peperoncini dentro all'olio. Una volta messi nell'olio, si fanno girare mano a mano. È caduto sta scena. Noi ora cosa facciamo? Una volta che facciamo cuocere i peperoncini, iniziamo a preparare il condimento per i pomodorini per fare. Olio d'oliva, signori, invito tutti a farli perché è stupendo. Aglio, i pomodori li stiamo facendo scolare. Guardate come sta iniziando a friggere l'aglio, i peperoncini si stanno facendo, i pomodorini stanno là preparati, basilico sto bello preparato, che le gambe da scultore, basilica, cosa più importante che esiste, il basilico. Andiamo avanti, eccolo. Guardate come si fa, mamma mia, signore, che odore che sta cacciando. Qualche semino ovviamente li caccia, perché non li puoi pulire del tutto per sistemati. Però vi ripeto, io ce li levo, ma sa pure chi non li leva i semini. Sentite il rumore. Una volta fatto questo, abbiamo girato l'aglio, io consiglio sempre l'aglio di romperlo un poco. Rompiamolo un poco. Ma facciamo raffreddare un po' con la padella e ci mettiamo i pomodorini. Una volta che sta friggendo questa bella bontà, loro l'abbiamo spostato sulla fiamma, l'abbiamo fatto un poco pure freddo, andiamo a prendere, scaliamo all'interno. L'aglio l'abbiamo levato, iniziamo. Prendiamo, io uso sale rosa, guardate, sale rosa dell'Himalaya. Prendiamo un poco di basilico, ci mettiamo sopra, prepara tutto. Qua sta ancora facendo. Una volta che i peperoncini verdi sono pronti, noi andiamo ad azzarli e li mettiamo in una ciotola con il fazzoletto all'interno. Guardate come devono essere.
prossima volta che i peperoncini sono dentro qua, lo vedete questo olio, io vi sconsiglierei di buttarlo. In questo olio, sapete cosa dovreste fare che vi consiglierete tutta la vostra vita? Dovete metterci le patatine fritte o le patatine quella fresca le fate fritte e vedete che sapore che rimane. Anzi, se fate pure peperoncini verdi così, con patatine fritte o patatine tagliate fresche le fate fritte in questo olio, accompagnate due insieme e mi farete sapere. Qua sta iniziando a bollire tutto. Allora, che fa, eh? I colori più belli della terra, il rosso con il verde e questo spazzolino, una cosa meravigliosa. Guardate qua, i pomodorini sono pronti. Mo proviamo con l'altra girata. Allora, a me i pomodori mi piacciono così, belli. Mo andiamo a buttargli i peperoncini. Guardate qua, signori, che colore, guardate. Che colore, guardate. Un colore esagerato. Signori, siamo pronti. Mo andiamo ad impiattare tutto. Guardate qua che colore, guardate. Guardate qua che colore. Signori, noi siamo pronti per impiattare questa rarità di Dio. Per finire, guardate qua che favola, signori, guardate qua che favola di... Questi si chiamano i peperoncini verdi, detti napoletani, i peperoncini rucium, che dicono che nascono vicino ai fiumi. Guardate qua che faccia. Allora, ricapitolando, io ho comprato mezzo chilo di peperoncini verdi e mezzo chilo di pomodorini. Abbiamo fatto rotto i peperoncini, abbiamo fatto cadere tutti i semini. Dopo fatto cadere i semini, li abbiamo sciacquati, li abbiamo fatto rompere tutti quegli altri semini, li abbiamo fatto cadere. Dopodiché li abbiamo messi un po' ad asciugare e abbiamo messo a fare l'olio bollente. Metà girasole e metà d'oliva. Dopo abbiamo tagliato i pomodorini datterino. Io preferisco il datterino perché il datterino è molto dolce. Tagliato a metà, abbiamo sciacquato, abbiamo fatto il pomodorino, abbiamo fatto tutto e dove abbiamo tutto mischiato dentro. Questo è la riuscita. Eccolo qua. Questa è la riuscita. Bello. Mi raccomando, con l'olio che fate i peperoncini verdi, provate a fare una cosa che mai nessuno ha fatto. Con quel stesso olio friggete o patatine fritte surgelate o fresche. In quell'olio là, fatemi sapere il sapore che ha. E in più, se volete fare un'altra cosa, il peperoncino verde, al posto di metterlo con i pomodorini datterino, fate un'altra cosa. Fate il peperoncino verde normale, friggete le patatine nell'olio del peperoncino verde, dopodiché alzate le patatine, buttate l'olio e mettete peperoncino verde e patatine insieme. E vedete che sapore ha. E a Tizio e Pane vi auguro a tutti una splendida vacanza. Noi chiudiamo, domani è l'ultimo giorno, siamo aperti, chiudiamo da... il giorno 15 fino al 29, riaprono il giorno 30. Quindi se domani dovete ordinare le pizze, ordinatele fino alle ore massimo 20, perché dopo le 20 non ci saremo più. Questo video, se potete, condividetelo, mi fa molto piacere, perché tutti quanti dobbiamo saper fare qualcosa nelle nostre case. Tutti. Ormai nessuno più ha da ricicare, non sapevo cucinare, perché stanno tutte ricette impossibili da immaginare. Un bacio e a Tizio e Pane, a settembre.